Sanremo. Sono arrivati una carica di energia pazzesca, devo ancora riuscire a ricordarmi tutti i nomi. Sono i Collazio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Dai, ripresentatevi per Radio Bruno, così i nostri ascoltatori iniziano a conoscervi non solo come gruppo, ma anche come singoli individui. Ok. Vado io. Ciao a tutti, io sono Glampo. Io sono Petta. Io sono Mala. Ciao, io sono Armo. Io sono Berna e noi siamo i Collazio, come voi. Pau pau! Yes, adesso ripeteteli tutti. Allora, da questo però. No, scherzo. Come va? Come ve la state vivendo questa esperienza sicuramente nuova? Allora, ce la stiamo vivendo molto bene, molto carichi, cioè siamo sempre più gasati. Ogni sera sentiamo un po' più di amore, di calore, ecco. E, ieri sera secondo me avevamo anche preso meglio le misure del palco, quindi siamo andati anche un po' più confident, spero che si sia visto. E, è una grande emozione, ovviamente anche giustamente faticoso, no? Essendo un lavoro. Certo che è faticoso, però è una vetrina così quando ricapita nella vita. Ci sono alcuni cantanti con dei nomi anche più conosciuti che non sono ancora riusciti a varcare quel palco. Eh certo, no, guarda, lo dico in senso positivo, cioè le cose faticose sono quelle che danno più soddisfazioni alla fine. Ma come gruppo state andando d'accordo, tipo la sera, no, tu devi fare così, no, tu quell'altro, vaffanculo, no? No, ci critichiamo molto perché siamo fatti così, ma non è che litighiamo. L'altro arriva la critica, la prende, la magazzina e dice, ok, hai ragione. Ma poi guarda, è molta più autocritica che critica reciproca, cioè ognuno di noi sa cosa ha sbagliato e come migliorare il domani. Beh, parlateci di Non mi va, questa canzone, come è nato l'idea e da dove viene un po' la vostra storia, perché così iniziamo a conoscervi un po' meglio. Allora, noi ci abbiamo messo un po' in realtà per scrivere questa canzone, ci abbiamo messo un anno, l'abbiamo scritta un po' in montagna, un po' al mare e in quest'anno abbiamo fatto i conti con tante cose, tanti problemi, tutti diversi perché ovviamente siamo persone molto diverse, però diciamo che uno dei temi principali era l'insicurezza. Comunque okay. La fragilità emotiva, queste cose qua. E quindi il pezzo di fatto parla di quello. Poi ne parla in un modo particolare, perché ovviamente poi è un inno alla vita, è un invito ad accettare le proprie insicurezze. E più o meno questo. Beh, il sound poi è molto carico, per cui portate un messaggio che sicuramente riunisce tante persone, perché è una problematica comune, però con della grinta, con della leggerezza della serie, affrontiamola così. Sì, cerchiamo di non buttarci giù. Esatto, sì. Esatto. Stasera una serata dei duetti, cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo avuto qua Dito nella Piaga. Ah, è già arrivata Marga. È già venuta. Io dico, sì. Io dico bollicine. Anch'io lo ripeto per due. Bolle di sapone, colori, coriandoli, ballo, tutte queste cose. Sì. La conoscevate già? Come vi siete insomma messi d'accordo per arrivare su questa serata, su questo palco? Allora, in realtà l'abbiamo conosciuta grazie a Sanremo in questo caso. Ci siamo trovati tipo subito, sia artisticamente che umanamente, con Marga, che è una grande. Salutiamo, ciao Marga, ci vediamo stasera. E a parte che è fortissima, e quindi ce la siamo accaparata noi, stupidi gli altri che l'hanno fatto, e basta. Beh, raccontaci anche della canzone che portate, perché... Mi ero dimenticato, è un pezzone, Salirò di Silvestri, non devo aggiungere altro. Ci ha fatto fare anche il balletto stamattina, eh? Sì. Sì, salirò, no, salirò, no, salirò. Ma quello alla fine non si fa. No, ma quello alla fine non si fa perché... No, quello alla fine non si fa perché... Ma io non lo so fare. Perché noi non riusciamo a farlo, cioè, no. Non riusciamo a farlo. Esatto, esatto. Vediamo. Cosa vi volete portare a casa da questo festival? Qualcosa di costruttivo? Insomma, cosa cercate da qua? Sincerità? Sì. Ok, le date piene. Grande. Le date piene, venite ai concerti. 17 febbraio esce il disco Rockabilly, 22 febbraio a 22 marzo a? Roma. A Roma, il 30 a Firenze, il 31 a Bologna, il 3 a Torino e il 4 a Milano, che è già sold out sfortunatamente, anzi fortunatamente. Per noi. E venite ai concerti, ragazzi. Diversi, esatto. Serio, concerti. Sì, sì.
Quindi quello che volete fare è far conoscere la vostra musica, continuare a cantare, divertirvi. Ultima roba, assorbire come delle spugne tutto quello che gli artisti più grandi, più bravi, più esperti di noi ci possono dare. Artisti e tecnici, perché il mondo che gira intorno a Sanremo non lo si vede da casa, ma è incredibile. Ci sono dei professionisti di un livello veramente top. Immagino. Ultima domanda, c'è qualcuno con cui avete legato particolarmente, o essendo già un gruppo così grande siete rimasti un po' più nel vostro? No, stiamo cercando di parlare con più artisti possibile, perché siamo stracuriosi delle loro, la loro routine, la loro vita, come se la vivono. E ieri con Mengoni è stato assurdo. Veramente assurdo. In generale con Setu sicuramente. Setu. Che Grignani, idolo, ovviamente. Idolissimo. Con la Pesce di Martino, che li abbiamo beccati in giro un po' di volte, gli abbiamo detto vi ammazziamovi. Così. Poi abbiamo sentito la canzone, abbiamo detto forse non vi ammazziamo più. Forse proviamo tra un po'. Ragazzi, siete una carica di energia pazzesca, continuate così e non cambiate mai, perché questa genuinità che avete ora è preziosa anche nella musica che trasmettete. E noi vi auguriamo un grande in bocca al lupo. Grazie Arianna. Crepi il lupo. A presto, ci rivedremo magari in qualche data estiva, dai. Ciao Radio Bruno. Ciao Radio Bruno. Grazie mille. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.